consiglio più importante che mi sento di dare agli studenti è le idee sono molto importanti, quindi quello che va fatto innanzitutto è valorizzare l'idea. Se si ha un'idea non basta essere bravi a realizzarla, per venderla, per diventare imprenditori ci vogliono una serie di altre qualità e capacità. Sporcarsi le mani è fondamentale, quindi questo cosa significa? Significa lavorare sia in ambito della formazione sia in ambito lavorativo. Lavorare sul tuo prodotto, sul tuo concept, sul tuo sviluppo di progetto che stai portando avanti. È soltanto provando, riprovando e facendo molti errori che si riesce a capire quale potrebbe essere poi il risultato finale. Avere un'esperienza diretta sul campo, non esiste la possibilità di imparare semplicemente diciamo attraverso una mediazione verbale o una mediazione affidata esclusivamente al controllo degli strumenti. Darsi del tempo, darsi per tempo per capire innanzitutto cosa si vuol fare veramente nella vita, quali sono le proprie caratteristiche personali, quali sono i propri punti di forza. Flessibilità mentale, apertura mentale, quindi la capacità di adeguarsi sempre di più ai cambiamenti. Siamo in una fase di profondo cambiamento, quindi questa mentalità può aiutare i candidati ad essere sempre al passo coi tempi e ad adeguarsi sempre di più al contesto in cui verranno eventualmente inseriti. Non è importante tanto la risposta, quanto la capacità di fare le domande. Nell'analisi del problema e ancor più per quanto riguarda Google nella capacità di saper fare quella domanda la cui risposta cambia il mondo.